3-2. Dopo in sovraimpressione i risultati di Boris Becker nel torneo, ha sconfitto David Pate, lo svedese Bergstrom, lo svizzero Lasek e l'americano Wheaton in due sole partite. Wheaton un giocatore pericoloso, come vedete in sovraimpressione, teste di serie numero 6 in questo torneo. Dicevo, la trasmissione della partita chiude il trittico delle finali, delle maggiori prove dell'estate americana. Venerdì avete potuto seguire la finale del torneo di Cincinnati con la vittoria del francese Forget ai danni di Pete Sampras. Sabato è stata la volta della finale di New Haven tra Korda e Ivanisevic con vittoria del cecoslovacco. E oggi appunto il match tra Becker, numero 1 del mondo, e Pete Sampras, numero 6. Ecco inquadrato intanto Pete Sampras in sovrimpressione, i risultati, le vittorie ottenute da Sampras in questo torneo di Indianapolis. Sampras ha, come in qualità di test serie numero 5, aveva un bye nel primo turno, ha battuto lo statunitense, il sudafricano Stafford nel secondo turno, nel primo effettivo, poi ha sconfitto Pat McEnroe in ottavi, in quarti di finale l'australiano Fromber, in semifinale Jim Courier. 15-0 con Sampras al servizio. Ecco qua, ci dicono un solo precedente tra i due giocatori, precedente appannaggio di Becker che ha battuto Sampras all'Open di Svezia dello scorso anno con il punteggio di 6-4-6-4. Ben bilanciato sulla rete lo statunitense contro il passante fintato di Becker. Vi ricordo anche, tanto qui adesso vediamo in rallentilazione di Sampras con l'errore di volo sul passante in contropiede, eccolo qua. 30-15. Prima palla di servizio e diritto di Sampras. Dicevo, vi ricordo anche che da domani inizierà il grande appuntamento dell'Open degli Stati Uniti. Telepiù 2 seguirà l'appuntamento in modo più che completo, ogni giorno dalle 17 ora italiana per il programma pomeridiano e all'1.30 ora italiana del mattino per il programma serale. Il programma sarà anche replicato a partire dalle 12.30 nel giorno seguente. Naturalmente per il grande appuntamento di Flushing Meadows, squadra di telecronisti al completo con Rino Tommasi in testa, Gianni Clerici, Ubaldo Scannagatta e il sottoscritto. Intanto replica lo schema Sampras, servizio e diritto vincente, 40-15. Eccolo qui, ce lo fanno rivedere, non trova il tempo nella risposta Becker e Sampras spara una terribile bordata da fondo campo. Come vedete si gioca su un campo in cemento, campo preferito da Sampras per le sue caratteristiche di picchiatore. Ed ecco qua il servizio di Sampras. Gioco Sampras 1-0, sarà Becker andare al servizio. 5-4 a favore Sampras, Boris Becker al servizio nel primo set della finale del torneo di Indianapolis. Littato di Sampras, Becker si era già salvato molto bene depositando nell'ultimo mezzo metro del campo una volée bassa piuttosto difficile che non vediamo, però qui vediamo un movimento di Sampras che ha fintato il passante e poi con il polso è riuscito a... Ecco qui invece vediamo la volée di Becker,
molto profonda, molto bravo Becker volle di approccio, ma Sampras ugualmente lo fulmina con uno splendido top spin lob, un pallonetto con il taglio sopra la palla. E doppio fallo di Becker, 0-30, è il terzo doppio fallo di Becker nel match, quindi altra situazione difficile, 5-4, 3 doppi falli Becker, 1 Sampras, 5-4, 0-30, è una situazione difficile. Becker comunque ci ha ampiamente dato prova di venire fuori nei momenti decisivi. Con Becker che ha aumentato progressivamente la pressione dei suoi colpi di rimbalzo ed è venuto a prendersi il punto con uno smash abbastanza agevole, 15-30. Vincente di Becker, 30 pari, si viene fuori per il momento Becker dalla situazione piuttosto difficile, da 0-30 a 30 pari, nel torneo di Indianapolis, $1 milione di montepremi, uno dei tornei classici dell'estate americana. Doppio fallo di Becker, il secondo in questo gioco, il quarto in totale, 30-40, set point a favore Sampras, quindi una palla break che diventa un set point, tanto Becker protesta. È anche un modo per cercare di trovare la concentrazione. Comunque set point Sampras. Non molto convinto Sampras della decisione del giudice di linea sulla prima palla di servizio di Becker che ha colpito il net ma è stata giudicata buona. Sampras non era molto convinto. Chiamato l'out sulla prima palla di Becker, quindi set point contro e seconda palla di servizio. Perché Becker nel corso del palleggio aveva centrato la palla, aveva consegnato una palla da attaccare piuttosto comoda allo statunitense. Adesso lo rivediamo e questa la palla piuttosto corta, Sampras viene avanti però il suo attacco non è molto profondo, consente a Becker di venire fuori da una situazione difficilissima con un passante di diritto. 40 pari e ancora protesta Becker, deve trovare la concentrazione.